Eccomi, no, non so da che parte prenderla perché mi è piaciuta molto l'analisi di Giannulli e devo dire che sono assolutamente d'accordo sul fatto che il problema è risalente. Noi siamo sicuramente favorevoli alla separazione delle carriere e o delle funzioni e quindi allo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura, che nasce per essere una felice fusione della magistratura e dei laici, ma purtroppo fa prevalere nettamente la magistratura che non solo si autogoverna prevedendo nomine, trasferimenti, progressioni di carriera, ma addirittura ha la pretesa di autoriformarsi. Quindi, come diceva giustamente, il sindaco è un po' troppo, il sindaco dei magistris. Io non so se è un sistema criminale, sinceramente. Noi come Forza Italia siamo forse l'unica forza politica inerentemente e continuativamente garantista. Anche tra i nostri alleati, certe volte noi riscontriamo, sicuramente diciamo, tra le persone che ci troviamo di fronte in Parlamento, un garantismo un po' a pezzatura di leopardo, a corrente alternata. Quando si è coinvolti direttamente ci si ricorda delle gioie del garantismo, poi quando magari si parla di altro, si fa fatica a riconoscere il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio dell'indagato, dell'imputato, dell'altra persona. Tutto questo per dirvi, io non ho riscontri di 'ndrangheta, mafia, dalle intercettazioni di Palamara che ho letto, che sono diventate un genere letterario, ahimè, secondo me in maniera sbagliata, perché le intercettazioni, come sappiamo, sono uno strumento che usato in maniera impropria diventa una condanna anticipata che non ha mai bisogno della sentenza definitiva, perché quando si parla di connessione tra politica e giustizia, quindi tra magistrati e politici e tra addirittura gestione perversa della questione giustizia nei confronti della politica, e noi da 25 anni, come posso dire, con Berlusconi come campione della cattiva giustizia, ne abbiamo da dire, no? Però certamente c'è un altro elemento, dottore, lo dico a lei, suoi colleghi, che rendono possibile, diciamo, il terzo anello della catena, che mediatizza il tutto e rende il processo non più processo processuale, ma processo mediatico, cioè la Chiaro. connessione tra politica, magistratura e Allora, giornalismo. immagino Allora, che De Magistris su secondo lei la questo soluzione, avrà molte ti cose da lascio dire, ma dire. vorrei.